Andrea, che effetto fa tornare in campo? Eh beh, è sempre una bella emozione, poi è divertente, perché comunque non giocavo una partita da 6-7 anni, quindi è passato un sacco di tempo, però come sempre uno si diverte, sono iniziative queste qui che sviluppate perché alla fine noi ci dobbiamo divertire. È la prima volta che scendi in campo per un'iniziativa di questo tipo, un gemellaggio tra la tua società e una federazione straniera? Beh, ho sempre giocato a vincere contro queste federazioni, mai come momento ludico, no? Però ormai è giunta anche una certa età, per cui è giusto che a una certa età si possano fare determinate partite. Tu hai avuto una carriera lunghissima in nazionale, qual è il ricordo che è ancora vivo dentro di te contro la Russia? Abbiamo giocato tantissime partite contro di loro, devo essere sincero, è sempre stata ed è tuttora una grandissima nazionale, sono partite di altissimo livello, per cui sempre molto difficile da giocare, e devo dire che tanti ricordi positivi, uno negativo: abbiamo perso con loro una finale a Berlino dell'Europeo e ci hanno veramente tagliato le orecchie, per dirti. Però a parte questo, che è una battuta, insomma, loro sono in questo momento la federazione più forte, la squadra più forte che c'è in giro nel maschile, ed è sempre molto piacevole giocare con loro. Un commento sulla Russia di adesso: tu l'hai affrontata come allenatore recentemente con la nazionale. Sì, lo dicevo prima, è la squadra più forte, sono campioni olimpici, hanno vinto gli europei, hanno vinto la Grand Champions Cup praticamente, insomma è una squadra che in questo momento è da battere, il Brasile ci sta perdendo praticamente sempre. Anche noi, devo essere sincero, e dobbiamo trovare soluzioni per poterli battere, è una squadra veramente forte. Ritornando un attimo alla partita di oggi, ti abbiamo visto in campo come opposto, perché non schiacciatore o centrale? Ho finito da schiacciatore, però non sei stato attento. Già. No, abbiamo un po' girato tutti i giocatori, anche tutti i ruoli, insomma, erano, e ci siamo divertiti, ripeto, l'aspetto importante era quello ludico.